Finalmente è arrivato il momento di fare il bilancio di tutte le cosine che ho finito questo mese. Mi sembra così, ricordandomi di quello che è successo, che dovrei aver finito parecchie cosette. Inizio subito dicendo che ho utilizzato la balistica Lash Think Pink, che è questa. E credo che sia una o forse l'unica balistica mia preferita di Lash per l'effetto che fa. Avevo postato una foto anche su Facebook perché quello che mi piace tanto di questa balistica, a parte il profumo, ma anche come è fatta con i fiorellini e tutto il resto, sono i cuoricini di carta che rilascia nell'acqua e che rimangono in fondo alla vasca una volta che l'acqua se ne va. E mi piace tanto e io infatti non li mando mai via tutti, li lascio lì fino a che non ripulisco la vasca, di solito appunto lo faccio il fine settimana quando faccio le pulizie di casa perché mi piace vedere questi cuoricini in fondo alla vasca. Comunque ecco, avevo postato una foto anche su Facebook. Detto questo, passiamo ai prodotti finiti che stanno qui dentro. Allora, ho terminato la crema solare, ancora c'è anche un po' di sabbia, la crema solare di Kiko, questa protezione 15, quindi la protezione media, e questa ce l'avevo dall'anno scorso, l'ho terminata adesso, e io mi ci trovo benissimo, ma in generale mi trovo bene con tutti i solari Kiko, utilizzo anche il doposole. Utilizzo lo stick per la protezione delle labbra, lo stick quello rosa, protezione 50 da mettere sui nei. Non ho mai avuto problemi e devo dire poi che la mia pelle è particolarmente sensibile e pallida, quindi insomma il prodotto è buono perché io veramente. E poi ecco, la metto la mattina e poi non la riapplico fino a dopo pranzo. E poi quando sono verso le 4, così che mi riespongo al sole, la riapplico, quindi ecco, non è che sto sempre a spalmare la crema. E quindi è un prodotto super super promosso. Terminato anche questo sapone liquido della Palmolive che si chiama Igiene Plus. È un detergente liquido che io utilizzo nel dosatore, nel bagno. E lo alterno un po' ai saponi solidi per lavare le mani, ma anche per lavare i pennelli. E questo mi piace questo sapone perché è anche antibatterico e quindi lo utilizzo soprattutto per la pulizia dei pennelli e quindi è promossissimo. Terminato anche la maschera per capelli Sansone di Lush. Dunque, il profumo non mi piace perché è un profumo di menta, ma quasi tipo di medicina e non mi piace. Va tenuta in frigo. Un'altra cosa che non mi piace di questa maschera è il fatto che la si deve applicare per almeno una ventina di minuti sui capelli asciutti prima del lavaggio, facendo soprattutto attenzione a spalmarla sulla cute. Io trovo veramente difficile applicare questo tipo di prodotti perché poi si tratta di una maschera abbastanza anche densa sui capelli asciutti, perché comunque sui capelli magari ho o la schiuma o altri prodotti, insomma, e trovo difficile applicare questo. Però devo dire che secondo me ha funzionato. Ah, questa maschera serve a rinvigorire i capelli deboli. Io non so se è merito di questa maschera, però prima che la utilizzassi avevo notato che quando lavavo i capelli me ne cadevano molti di più rispetto a qualche tempo prima. E infatti mi ero anche un po' preoccupata, perché solitamente io non ho questi periodi in cui mi cadono di più. Ho provato questa. E niente, infatti sì, l'ho utilizzata giusto per finirla, ma non mi entusiasmava. Però fatto sta che dopo aver finito di utilizzare questa e il lavaggio successivo,
A me i capelli non sono più caduti in quel modo tanto, e sono già 2 o 3 volte che rilavo i capelli dopo aver finito questa, e è così, non mi ricadono più come prima. Quindi io non so se è merito di questa maschera o meno, io però l'effetto l'ho visto. Però ecco, non so se promuoverlo o no, dovrei magari fare un'altra prova, però non credo che lo ricomprerò, quindi diciamo un prodotto promosso, ma con il punto interrogativo. Ho finito, purtroppo, perché è un prodotto che mi piace tantissimo, questo prodotto per i capelli di The Body Shop, che è il Curl Boost ai fiori di cotone. Si applica sui capelli bagnati e poi si asciugano, e serve a mantenerli districati e soprattutto ad evitare l'effetto crespo. Ed è idratante, perché infatti è proprio indicato per i capelli ricci e un po' secchi. E questo prodotto mi è piaciuto tanto, sia per il profumo, perché ha un profumo veramente molto molto delicato. Sì, delicato, e rimane sui capelli anche a distanza di un giorno. E funzionava, perché io se lo mettevo o non lo mettevo, la differenza la vedevo. Quindi questo è un altro prodotto promossissimo che sicuramente verrà ricomprato. Ho terminato un dentifricio, questo è carino perché è viola, semi-trasparente, con tutti dei pezzettini un po' sbrilluccicanti dentro. Ho utilizzato anche questo campioncino Lush di gel doccia Happy Hippie. Insomma, ha un profumo molto molto agrumato, però non so che dirvi sinceramente perché c'è un campioncino talmente piccolino che sì, l'ho utilizzato, ma forse sì e no 2 volte. Non lo so, è un bagno schiuma, un doccia schiuma. L'odore è carino comunque, sa molto molto di arancio. Butto e boccio questa spugnettina Kiko perché, come vedete, si è letteralmente bucata e rovinata. Io questa, ora è vero che l'ho utilizzata già da un anno che la uso, la usavo, però si è quasi rovinata quasi subito. La utilizzavo o con il detergente per lavare il viso, in modo un po' più approfondito rispetto solo a farci passare le mani, oppure la utilizzavo da bagnata per rimuovere le maschere, perché alcune maschere non vanno risciacquate con l'acqua e quindi le rimuovevo con questa. Però ecco, la boccio proprio perché come prodotto mi piace, nel senso che lavare il viso con questa e il detergente mi piaceva. Però ecco, ha durato, comunque non è durata tantissimo, perché non è che tutti i giorni stavo a utilizzare questa. Si è subito rovinata e quindi la boccio. Non la ricompro. Terminato purtroppo, perché mi piaceva tanto anche questo, il doccia schiuma di The Body Shop alla pesca di vigna, e questo era veramente un prodotto buonissimo. È come diciamo prodotto trasparente e aranciato, e soprattutto aveva un profumo fortissimo, buonissimo di pesca, ma pesca vera. E mi piaceva tanto utilizzarlo perché in pochissimo tempo mi riempiva tutta la doccia, il box doccia, di questo profumo intenso di pesca, che io è un profumo che adoro. E quindi questo è un prodotto super super promosso, sicuramente. E mi lasciava anche la pelle, devo dire, abbastanza idratata. Utilizzando questo non sempre mettevo anche la crema idratante dopo essermi lavata. Poi, butto, perché in realtà non l'ho finita, questa matita Kiko, che è quella per le sopracciglia, che ha anche lo sfumino incorporato, la butto, ma non l'ho finita, nel senso che un giorno l'avevo, diciamo, tirata su, perché volevo vedere quanta fosse rimasta, però ecco, non è più riandata giù. E ho provato ad utilizzarla, ma si è, perché è una matita molto molto morbida,
si è completamente disintegrato e l'ho buttato. E comunque, fin tanto che è durata, devo dire che è una buona matita per le sopracciglia, prima di tutto perché appunto ha lo sfumino e funziona bene, ma poi è un prodotto morbido, abbastanza cremoso, che rimane quindi sulle sopracciglia senza bisogno di doverle andare quindi a ripassare durante la giornata. E questo era il colore 712, quindi il marrone scuro, prodotto promosso. Poi devo buttare, perché mi si è disintegrato, ma non è colpa del pennellino, questo pennellino per le labbra di Kiko, che è quello diciamo, automatico, che in teoria è tutto chiuso così, tirandolo esce da qui e poi si ritrae, e questo è comodissimo da portare in borsa. Questo mi si è rotto per lavarlo. E è un prodotto comunque che mi piace, è un pennellino che mi piace perché fa il suo dovere, soprattutto quando si tratta di stendere rossetti un po' scuri, difficilmente si riesce bene a fare il contorno solo con il rossetto, con la matita, insomma, è più difficile. Con questo si riesce veramente a stendere bene 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 il rossetto e quindi è un prodotto promosso, sicuramente infatti già l'ho preso un altro. Passiamo ai biscottini che ho finito, che ho mangiato. Ho mangiato questi, ve li consiglio, sono i mini Atene al cioccolato e alle nocciole. Allora, io i biscotti Atene mi piacciono, però, a me i biscotti Atene piacciono, però non sopporto il fatto che siano grandi. Cioè, a me il biscotto grande mi inquieta. Io voglio il biscotto piccolo. Questi sono veramente carini, perché sono piccolini così e buonissimi. Ho mangiato, questa è la parte migliore, buoni biscotti, i battifuori, gli incontri, questi io li adoro, hanno un gusto di cioccolato fortissimo, buonissimi. Ah, questi carini della Cambly, Camblai, non so, ma sono buonissimi perché sono alle mandorle. A proposito di mandorle, i ritornelli, buonissimi anche questi. I Ringo classici e i wafer al cioccolato ricoperti di cioccolato fondente. Yeah! Buoni. Basta, finito. Hello Kitty è pieno di briciole, dovrò quindi lavarlo sicuramente. Finito tutti i prodottini finiti. Ho finito tutti i prodotti finiti. Non fa una piega. Basta, qui sono tutti i prodotti finiti. Ne ho già alcuni in fase di termine, però non li ho messi qui perché in realtà non sono ancora terminati, quindi sicuramente li terminerò nei prossimi giorni e quindi ve li farò vedere a fine agosto. Per il momento vi saluto, questo è l'ultimo video del mese, che poi da domani sarò in ferie fino all'8 agosto, ma poi tornerò, insomma, tutto quel fine settimana lì sarà super super impegnato a rimettere a posto casa, a mettere a posto la roba, insomma, ci rivediamo la settimana successiva. Auguro buone vacanze anche a voi, se non le avete ancora fatte, se le farete anche voi nel periodo che lo faccio io, e ci vediamo verso un po' prima della metà di agosto. Ciao!